Va bene, vogliamo giocare. Sicuramente l'Astra Sports Tourer non nasce per portare dietro delle persone, ma il nuovo modello, che mantiene le stesse dimensioni della precedente versione, offre molto più spazio in abitacolo nel bagagliaio. In questo caso, reclinando i sedili, raggiungiamo 1630 litri di volume, che sono tanto in più rispetto a prima. L'Astra, che è appena stata nominata auto dell'anno, nella versione 5 porte si è confermata una vettura molto piacevole e gradevole da guidare su strada. Performance che dovremmo ritrovare anche nella versione Station Wagon, che andiamo a provare a breve, specialmente col nuovo motore che porta al debutto. È un turbo diesel 1.6 biturbo da 160 cavalli. Andiamo a provarlo insieme. Il nuovo 1.6 biturbo diesel sostituisce il precedente 2000, sempre da 160 cavalli. Ma nonostante la cilindrata ridotta, grazie a due turbo sequenziali a doppio stadio, adesso eroga ben 350 Nm di coppia. Numeri che su strada si traducono in una buona elasticità di marcia e prestazioni più che brillanti, come 220 km/h di velocità massima e gli 8,9 secondi per passare da 0 a 100. Migliori sono anche i consumi. Se i 23,8 km/l dichiarati in fase di omologazione restano un miraggio, 18 sono sempre alla portata. Ma è il comportamento stradale uno dei plus della Opel Astra Sports Tourer. L'assetto, ben calibrato, e lo sterzo piuttosto preciso, la rendono molto piacevole da guidare anche sui percorsi più tortuosi, specialmente se si seleziona la modalità di guida sport. Peccato solo che il cambio automatico non sia disponibile, per non rinunciare alla sua comodità, si è così costretti a optare per il turbo diesel a 136 cavalli. Come per la berlina, anche sull'Astra Sports Tourer l'abitacolo è ben realizzato e le dotazioni sono ricche. Prevedono alcune chicche per il segmento, come proiettore matrix LED, sedili anteriori riscaldabili, ventilati e con funzione massaggio. Il portellone ad azionamento elettrico hands-free si apre con un piccolo movimento del piede sotto il paraurti posteriore e il sistema OnStar di assistenza 24 ore su 24.